Le scuole sono pronte ad accogliere gli studenti? Stamattina siamo stati a Catania, presso due istituti, l'Istituto Comprensivo Italo Calvino e il Liceo Scientifico Galileo Galilei, per capire come si stanno organizzando. Dirigente, come avete organizzato gli ingressi e le uscite in vista di rientro a scuola? Questa è una scuola frequentata da 2.100 studenti, Sì. 1.600 frequentano in questo plesso e 400 nella sede succursale. Questo chiaramente ha comportato una difficoltà enorme naturalmente nell'organizzazione. Abbiamo pensato degli ingressi e delle uscite naturalmente scaglionate per evitare gli assembramenti, ma soprattutto abbiamo fatto dei percorsi differenziati, quindi i ragazzi a partire dalle 7:30 avrebbero l'accesso direttamente alle classi, ma attraverso appunto porte, uscite anche di emergenza e di sicurezza, quindi anche sul retro della scuola. Avete individuato altri spazi per le lezioni? E in realtà è difficile trovare altri spazi alternativi, sicuramente non fuori. Ho fatto richiesta regolarmente alla città metropolitana di cercare delle altre aule aggiuntive, che peraltro sarebbero anche tante, perché dal conteggio totale appunto a noi sarebbero servite circa 20-22 classi. Ma la città metropolitana non ha locali, non ha altri spazi da poterci consentire. Soltanto per garantire alle prime classi abbiamo pensato di utilizzare degli spazi comuni, quindi un atrio, l'aula magna, ma solo per i primi giorni, per far sì che questi ragazzi possano appunto conoscersi tra di loro, conoscere i docenti, socializzare, dare le prime indicazioni. Parliamo dei banchi, ne avete acquistati, ne avete ordinati di nuovi? Abbiamo risposto naturalmente al monitoraggio che ci ha mandato l'ufficio, il Ministero per la richiesta dei banchi singoli e dei banchi anche innovativi. Abbiamo richiesto naturalmente il numero di banchi che possono esserci utili, ma al momento non sono arrivati, quindi stiamo utilizzando i banchi che avevamo già noi in sede. Avevamo circa 500 banchi singoli e tutto il resto doppi e abbiamo realizzato dei layout appunto per ogni aula e riusciamo a mettere per ogni classe non più di 15-16 studenti. La scuola ha già ricevuto le mascherine. Sì, abbiamo ricevuto proprio la scorsa settimana esattamente 10.000 mascherine, evidentemente in base al numero naturalmente di popolazione scolastica della nostra scuola. Però, come leggiamo nelle FAQ, pare che debbano essere date sia agli studenti che al personale. Ciò significa che, insomma, in una settimana, 10 giorni al massimo, le avremo esaurite. Quindi anche questo per noi è importante saperlo, naturalmente, se dire ai ragazzi di portarla loro o, appunto, se dovessimo darla noi, sicuramente c'è bisogno, almeno una volta a settimana, di una ulteriore consegna di mascherine. Avete previsto la didattica digitale integrata, seguendo le linee guida ministeriali? Sì, assolutamente sì, abbiamo elaborato un piano per la didattica digitale integrata, un relativo regolamento che gli organi collegiali hanno già approvato. Considerato che appunto prevediamo soltanto tranne i primi giorni di scuola in cui cercheremo di appunto accogliere i ragazzi per intero con una turnazione, ma dopodiché passeremo a un 50% di ragazzi che seguiranno in presenza e 50% di ragazzi che seguirà a distanza. In ogni caso, ogni classe è dotata di una LIM. Abbiamo previsto anche, abbiamo fatto dei lavori anche in estate per far sì che ogni docente avrà sulla sua cattedra il computer, avrà anche una tavoletta grafica, e così potrà seguire i ragazzi a distanza e i ragazzi anche in presenza e poter spiegare tranquillamente, facendo vedere attraverso la LIM anche, diciamo, gli argomenti svolti. Naturalmente c'è un regolamento che e dà delle indicazioni ai ragazzi, quindi l'assenza, per esempio, dalla didattica a distanza è un'assenza così come se si fosse in presenza, quindi andrà giustificata. Cioè abbiamo previsto naturalmente delle norme che hanno regolamentato la didattica a distanza. Come si sta organizzando l'Istituto Comprensivo Italo Calvino in vista del rientro a scuola? Ci saranno orari scaglionati? La scuola dell'infanzia avrà il suo orario di ingresso. Ogni classe, ogni ordine di scuola ha la sua entrata. Il primo ciclo entrerà alle 8:15.
e uscirà alle 13:39, mentre il secondo ciclo entrerà alle 8:30 e uscirà alle 14. Quali sono, secondo lei, le criticità di questo rientro a scuola? L'unica criticità che potrebbe esserci è abituare i genitori e gli alunni a queste nuove regole. E quindi già il preside ha fatto un video che abbiamo mandato a tutti i genitori da visionare con tutte le norme da seguire. Ovviamente, se i genitori si atterranno a queste regole, il distanziamento in entrata, mantenere quindi 1 metro, lasciare i bambini agli operatori scolastici che li porteranno in classe dove ci sarà l'insegnante che li accoglierà, stessa cosa all'uscita, e non si creeranno assembramenti, non ci saranno problemi. Mi risulta che la scuola faccia didattica all'aperto già da qualche anno. Ecco, ci spiega come funzionerà? Da 4 anni la nostra scuola svolge didattica all'aperto. Ci siamo noi rifatti alla scuola nel bosco e da lì, attraverso la sperimentazione, oggi possiamo dire che noi maestre lavoriamo anche all'aperto. Avete acquistato nuovi banchi? Già dall'anno scorso il nostro preside in Pellizzeri ha acquistato tutti i banchi monoposto e man mano quest'anno arriveranno gli altri. In pratica, prime, seconde, terze e quarte abbiamo questi banchi monoposto che, grazie anche alla loro forma, possono essere messi in maniera tale da rispettare il metro di distanza tra bambino e bambino.